Ancora atti vandalici a Sant'Arsenio. Questa volta a farne le spese una statua raffigurante la Vergine situata nell'area della Madonna di Lourdes, che è stata trovata praticamente decapitata. A fare l'amara scoperta un cittadino del posto che poi ha documentato la situazione pubblicando le fotografie sul social network Facebook. Ancora una volta, dunque, un inspiegabile accanimento nei confronti di un'effigie sacra avvenuta in una zona già oggetto in passato di atti vandalici. Per questo motivo, anche in questo caso, si teme che ci sia lo zampino di qualche ignoto vandalo dietro l'ennesimo scempio e la distruzione della statua. Alla fine del mese di marzo, lo stesso parco della Madonna di Lourdes di Sant'Arsenio era stato preso di mira da vandali e ladri. Ignoti balordi avevano preso di mira l'intera zona ed oltre al furto di una piccola effigie sacra di poco valore, avevano fatto ulteriori notevoli danni. Gli ignoti avevano divelto le mattonelle raffiguranti Sant'Arsenio e Sant'Anna e danneggiato un'effigie sacra in una delle postazioni della Via Crucis. Infine, nel cuore del parco avevano preso di mira la statua della Madonna di Lourdes, staccandola dal piedistallo. Questa volta i vandali hanno preso di mira un'altra statua della Vergine, addirittura decapitandola. E intanto sono sempre più sgomenti ed increduli i cittadini di Sant'Arsenio, che si domandano chi possa esserci dietro questi atti sacrileghi che hanno come teatro sempre il medesimo posto.